incoraggianti. E stasera, prima delle festività natalizie, appunto, chiudiamo con questo incontro su Foggia, la Capitanata. Sentiremo da Anna Paola Giuliani, dall'assessore Giuliani, innanzitutto, insomma, quali saranno nei prossimi mesi, tra virgolette, gli investimenti del Comune di Foggia in cultura, immaginando anche le difficoltà che questo anno ha portato dietro di sé, e che continua ancora purtroppo, ahimè. Dopodiché dialogheremo con i nostri panelist, che vado velocemente a presentare, Antonio Fortarezza, documentarista e filmmaker, Geppe Inser, giornalista e del blog Lettere Meridiane, e Luciano Toriello, regista ed autore, e poi Romano Baratta, light artist. Ben, sono tutti per Iole Stanziale, l'architetto Iole Stanziale di Masserie di Puglia. Sono tutti vo volti abbastanza noti, immagino, per chi conosce queste real nostre realtà, e in particolare immagino anche l'assessore Giuliani, e diciamo che in questo nostro brainstorming, alla fine, veloce, di un'oretta e un quarto, partiremo, come dire, in una pars con destuens, da evidenziare magari criticità e necessità di un dialogo, e poi andremo a proposte anche, invito anche proposte anche concrete, sfruttando appunto la possibilità di poi dare seguito a questi nostri contatti. Quindi ringrazio l'assessore Giuliani, le do la parola, partendo proprio con una piccola provocazione da questi dati ancora impietosi che purtroppo mettono la Capitanata ancora, io non l'ho sottolineato molto, ma negli ultimi tempi, perché poi alla fine non è il penultimo, non è il terzultimo, non è l'ultimo posto. Ecco, bisogna però capire da dove dobbiamo ripartire. Tanto è stato fatto, tanto bisogna ancora, immagino, fare. Grazie, grazie ad Anna Paola Giuliani. Innanzitutto buonasera, ciao Piero, grazie per l'invito, mi fa piacere ritrovare degli amici, due su tutti, non me ne voglia nessuno, Giuseppe Inserra e Romano Baratta, perché di qui a poco poi ti racconterò che c'è un bellissimo progetto che ci lega a Romano, in Ottimo. passato tanti dei momenti ci hanno legati e adesso c'è un ritorno graditissimo, perché un buon motivo per tornare a Ottimo. casa deve sempre esserci, per cui noi rivendichiamo con forza e con fierezza la foggianità di Romano Baratta. Io me l'aspettavo la domanda sul da dove si riparte dopo una classifica così impietosa. Guardate, mi piacerebbe moltissimo, ma poi ci sono relatori più illustri e più preparati di me, avere la ricetta per ripartire. Allo stesso tempo mi viene da dire con grande amarezza che io sono piuttosto stanca di dover ogni volta quasi giustificarmi e quasi giustificare una terra che se da una parte è martoriata da una serie di eventi che nulla hanno a che fare con gli abitanti della Capitanata, d'altra parte ha voglia di riscatto. Per cui forse dovremmo ripartire dalla storia, dalla tradizione, ma dalla voglia di riscatto che può e deve partire da una comunità. E guardate il problema dei grandi centri come la Capitanata, perché qui parliamo della Capitanata tutta, spesso è poco amore per la propria terra. Per cui se da una parte ci sono dei fenomeni difficili da contrastare, che peraltro non siamo noi a poter contrastare, d'altro canto mi verrebbe anche da dire che un po' di sano campanilismo non guasterebbe. Raccontare come stai facendo adesso tu con i tuoi ospiti, il bello e il buono di questa terra che ha dato Natalia a personaggi illustri che sono famosi in tutto il mondo e che ci Bravo. hanno fatti conoscere e apprezzare in tutto il mondo, che è terra di eccellenza, perché è terra di eccellenza, male non farebbe. Io non credo di avere la ricetta, credo però forse di essere ancora una delle ottimiste che riuscendo a guardare tutto il bello e tutto il buono vuole ripartire da qui, dal basso, da quello che abbiamo, mi verrebbe da dire dalle nostre materie prime, se mi fate lasciare, se mi fate passare il termine. La nostra materia prima è soprattutto dal nostro capitale, quello vero, quello umano, che è fatto di giovani, che è fatto di talenti, che è fatto di studiosi, che è fatto di giornalisti appassionati, che è fatto di gente che dopo essere andata via da Foggia in cerca di fortune, di una buona sorte,
decide di ritornare e di reinvestire nel proprio territorio. Ecco, forse l'altra parola chiave è quella, reinvestire e riconsiderare tutti quei figli che ci fanno sentire orgogliosi di essere concittadini di tutti loro. Ripartiamo dal bello, ripartiamo dal buono, cominciamo a raccontare tutto quello che può succedere e che ancora deve succedere. Quello che è accaduto purtroppo è sotto gli occhi di tutti. Ci sono episodi che ci penalizzano. A me piace raccontare il volto bello di Foggia, in questo caso di Foggia, perché la città che mi ha adottato 6 anni fa ed è la città che io amo profondamente come se fosse la mia, perché poi ai luoghi si appartiene. Ai luoghi all'improvviso. Mi chiedevi da Certo. dove si riparte in un mondo così, in un momento così difficile per noi. Ripartiremo da Romano Baratta. Guarda, tu non potevi sapere che con Romano stiamo lavorando ancora una volta in perfetta Sono contento. sinergia. Ha realizzato per noi dei progetti che hanno a che fare con la luce meravigliosi, che a breve saranno, no, che a breve saranno visibili a tutti. Bene. L'abbiamo richiamato e la cosa bella di Romano, che per chiamare Romano Baratta, voglio dire, pluripremiato, conosciuto in tutta Europa, invidiato da tanti, basta un messaggio WhatsApp. Per cui c'è quel filo che è evidente, che lega le menti e i cuori, che non si spezza così facilmente. Per cui ritorniamo a quello che io dicevo in origine. Quando si sceglie di appartenere a un luogo, quando si capisce di appartenere a un luogo, lo si difende, lo si ama, lo si ha a cuore. Un po' più di cuore, un po' più di tutela delle nostre bellezze. E forse a chi ancora vuole descrivere la nostra terra come una terra brutta, la nostra città come una città brutta, un invito, magari approfittando di questi giorni in cui ci si potrà spostare, andarla a visitare, privi di ogni forma di pregiudizio, andare a visitare Foggia senza nessun pregiudizio, andandola a guardare con occhi diversi, andando a respirare la storia che tradizionalmente fa parte di questa città. Non ci vuole molto, Piero, ci vuole solo tanta tanta buona volontà e ci vuole soltanto tanta voglia di crederci. Se Certo, Anna Paola. abbiamo quella, No, credo che quel balzo possa essere fatto. Sì. E dunque, bene, ti ringrazio, intanto ti ringrazio, Anna Paola, ci hai dato questa anteprima, mi fa molto piacere che Romano possa essere ancora una volta coinvolto. Peraltro, lo dico anche a chi è collegato con noi, anche amministratori pubblici magari di altre realtà. Cogliessero queste opportunità, contattassero anche il maestro Baratta, insomma, voglio dire, ci possono essere soluzioni, si può illuminare, no, di una luce diversa tanti spazi, tante realtà molto belle della nostra provincia. Poi Piero, lo sai dire, brilla solo ciò che è destinato a brillare, per cui la mia Foggia Certo. brilla di luce propria perché lo può fare, lo deve fare, lo sa fare, a differenza di quello che spesso si racconta. Certo, adesso grazie Anna Paola. Intanto Valorizzato, un quindi. museo come il Marta, e quindi adesso io vorrei invece però dare la parola e provare a chiudere un po' il discorso, diciamo, del capoluogo con Romano Baratta, che ci dice queste novità e ci dà anche, come dire, dei consigli su come valorizzare poi anche, veramente io lo seguo, insomma, la luce non è un fattore neutro, no? E quindi, insomma, mi sembra che illuminare in modo giusto, esatto, anche punti che magari non lo meriterebbero apparentemente, può dare una prospettiva diversa. E poi ne faremo, insomma. Prego, prego Romano e grazie innanzitutto. Sì, buonasera a tutti e ti ringrazio per l'invito, per questa discussione, insomma, sul territorio di Foggia della capitanata in generale. Dal mio punto di vista, sono d'accordo con l'intervento di Antonio Fortarezza, con quello che stava iniziando a spiegare Geppe, che poi vediamo di sentire. Sicuramente il territorio di Foggia e della provincia vengono in generale visti come un territorio
in secondo ordine spesso sia all'interno proprio della stessa Puglia che poi anche a maggior ragione in luoghi dove la zona è meno conosciuta, no? Quindi parliamo anche di zone del nord Italia. Purtroppo non aiutano i dati che arrivano dalle statistiche, non aiutano i dati del TG magari che Certo. fanno passare solo notizie negative, mai le notizie positive o comunque delle bellezze della possibilità che c'è al di là di quello che può essere come dire, accadimenti legati alla mafia o altro. Diciamo che dal mio punto di vista, sia Foggia, ma in generale posso parlare in generale della provincia, ha grandi potenzialità che non è solo il turismo estivo legato alle coste garganiche, Certo. ma è neanche solo quello che può essere San Giovanni Rotondo con Padre Pio o Monte Sant'Angelo, essendo un luogo dell'UNESCO e comunque quindi un luogo per la regione cristiana di importanza mondiale. Ma ci sono tante altre situazioni, altre realtà di paesi, la stessa città di Foggia. Ci sono degli elementi che possono essere valorizzati se però comunicati e organizzati con un piano di marketing. Questo non è stato mai previsto a livello provinciale, non è mai stato previsto neanche a livello comunale dalle singole realtà, e questo è il lato negativo. Mentre in altre, rimanendo in Puglia, basta vedere il Salento come si sono organizzati, nonostante possiamo dire che non hanno nulla in più rispetto alla provincia di Foggia, hanno avuto un successo maggiore. Questo perché hanno, seppur con livelli non super, comunque hanno fatto un piano di marketing che ha portato dei risultati. Dal mio punto di vista, quindi non è solo una valorizzazione turistica che andrebbe seguita, ma una valorizzazione culturale delle tradizioni, si parlava anche di ambiti archeologici, no? Dove solo con dal punto di vista archeologico potremmo fare grandi numeri, no? Perché come si parlava di Erdonia, ma sappiamo che siamo pieni di resti archeologici, pure di gli ambiti già visibili che si potrebbero visitare con numeri maggiori rispetto a quello che viene fatto o che non viene fatto, perché ci sono anche punti Certo. come la tomba della Medusa che è abbandonata nonostante siano stati fatti dei lavori. Diciamo che questo si può fare, bisogna creare un piano, un piano di lavoro per mettere sul tavolo queste possibilità. Dal mio punto di vista, naturalmente io mi occupo di illuminazione, quindi di valorizzazione del paesaggio notturno, Certo. quindi non è solo l'illuminazione di una chiesa, l'illuminazione di un teatro, l'illuminazione di un elemento, ma io mi occupo proprio di una strategia visiva, percettiva del paesaggio notturno, quindi rendere la sera altrettanto importante come lo è la visita e l'utilizzo diurno di una città o di una zona. Questo perché in qualsiasi parte d'Italia, ma possiamo anche estenderlo in molte parti d'Europa, quindi sono po pochi casi, il paesaggio notturno non viene considerato, in quanto non è mai stato considerato. L'illuminazione è l'unico elemento che permette di vedere il paesaggio notturno, perché altrimenti senza luce non vedremmo nulla. Ma di rendere visibile ciò che si vuole, perché se pensiamo a delle realtà Certo. periferiche o realtà anche di centri storici dove, come nel caso di Foggia, si dice che non c'è nulla, ma in realtà, oltre che c'è, e c'è anche tanto, ma il problema è che non viene recepito in un unicum, in una comunicazione, in un linguaggio che permetta di essere visto. Quindi mentre di giorno sarebbe bisogno di comunicazione, una comunicazione Certo. visiva diurna che permette di mettere in risalto quello che c'è, di sera è ancora più semplice perché basta illuminarle, le cose utili, le cose che vogliamo far vedere,
E mettere un po' più in secondo piano ciò che non ci interessa far vedere perché magari non di valore culturale o Certo, semplicemente Romano, non di interesse. certo. Sto pensando, sì, hai detto cose giustissime, sto pensando al fenomeno Salerno, no, degli ultimi anni, cioè tutto legato ad esempio proprio a questa cosa delle luminarie, ha realizzato delle cose incredibili, un movimento turistico incredibile, per esempio, no, mi viene da pensare, Sì, quello è un addirittura festival che ha eccessivo forse. fatto Napoli, un festival delle luci legate al periodo natalizio e hanno creato questo festival. Ma diciamo, quello è più un ambito un po' più legato a un vero e proprio festival, quindi un ambito specifico del Natale in un certo senso. Certo. Ma quello che intendo io è proprio di creare dei percorsi, creare un livello di narrazione della città, che è quello che abbiamo già fatto anche se per poco tempo per Foggia, o che stiamo facendo altrove, per esempio stiamo facendo un progetto in una piazza cinquecentesca a Feltre in Veneto, ma anche a Fossalta, sempre in Veneto, al limite col Friuli. Stiamo creando proprio un museo urbano diffuso che avrà maggiore risalto proprio nella notte, perché di giorno, non essendoci la possibilità di unire questi elementi disseminati dal centro delle campagne, con l'illuminazione si riesce a creare un vero e proprio museo urbano, Certo, e questa è una potenzialità tipica di un ottimo. paese come Falta, che non è, come dire, non ha una, come dire, non ha, non è tra gli elenchi dei paesi più conosciuti turisticamente, ma lì si può creare turismo sfruttando le proprie peculiarità. Certo. L'illuminazione può fare questo, ma non solo la fonte di illuminazione. Certo, grazie Romano. No, ma penso, hai detto bene, musei urbani diffusi, non solo a Foggia, ma immagino nella provincia, città come Lucera, come per esempio la San Severo stessa che è sotterranea, ha ad esempio dei vastissimi spazi, ad esempio. Quindi mi sembra veramente un percorso, ecco, questi musei urbani diffusi mi sembrano molto interessanti. Adesso io ho il percorso di riqualificazione paesaggistico, direi quasi, dell'intera Capitanata. Prego, Iole, raccontaci di questo progetto e delle novità ultime, insomma, alle quali, insomma, facevi cenno. Prego. Buonasera a tutti, buonasera Piero, ringrazio te per l'invito e ringrazio tutti perché hanno fornito spunti molto interessanti. Devo dire, io sono particolarmente affascinata dal discorso della luce, quindi adoro i lavori che ha fatto Romano Baratta, che non conosco di persona, ma spero di avere presto il piacere. E mi ricollego invece a una frase che ha detto il dottor Inserra riguardante la luce nel tavoliere. Infatti sul nostro sito la frase più importante è quella che disse Federico II, che definiva questa piana di Puglia luce dei miei occhi, perché effettivamente Stupendo. che si tratti di un'illuminazione così scenica, insomma, lo si evince proprio anche da alcune fotografie che Dottoressa Stanziale i ricordava, fotografi che lavorano sul noi Passo di nel Puglia precedente scattano. incontro abbiamo incontrato il direttore del parco archeologico di Siponto e ci ha spiegato com'è nata quella operazione con tre soldi della Basilica. Ecco, anche lì, no? Un attrattore culturale straordinario nato. Ci raccontava dalla volontà proprio di buttarsi, tra virgolette, tentare. All'epoca non era molto noto anche Edoardo Tresoldi, ed è un con risultato molto apprezzabile. Adesso lì si sta continuando ad investire con un'ulteriore risorsa del PON che il direttore ci ha spiegato sta già cantierizzando, così come per esempio avremo la nuova direttrice del castello, del museo di Manfredonia che riapre, sta riaprendo, anche lì un altro polo che può ridare alla città. Ecco, Manfredonia non l'abbiamo citata, ma noi abbiamo tanti soci tra noi di Manfredonia. Anche lì Manfredonia può rientrare in una rete importante anche. Io invito sempre, l'ho detto quando parlavamo di San Severo, far rete con Lucera, cioè le distanze sono minime in realtà, in qualsiasi contesto dialogherebbero quelle realtà, mettendo a disposizione i loro contenitori culturali. Con D'Urso si parlava per esempio della bella valorizzazione dell'anfiteatro Augusteo di Lucera, che finalmente sta realizzando stagioni di prosa importanti, quindi, e si continuerà. E però metterlo a disposizione anche di realtà limitrofe, ad esempio con associazioni importanti che
prestigiose che operano, per esempio, col bellissimo teatro di San Severo, un altro attrattore che ha una dimensione che supera la stessa città, che può guadagnare. Quindi, Geppe, aiutami a dare ancora qualche spunto e poi voglio sentire ancora, qui informalmente lo dico, voglio sentire ancora un po' Romano, se ha qualche spunto. Antonio e Luciano sono stati gentilissimi, ovviamente anche io. Prego, prego, Geppe. Piero, ribadisco quello che mi avevi fatto intuire quando hai organizzato questa serata, insomma, che devo dire che li hai proprio cesellati i tuoi ospiti, Grazie. facendoci vedere quella capitanata possibile. Anna Paola Giuliani prima ha detto una cosa che è insolita, se vogliamo, è anche abbastanza inedita per un assessore alla cultura del Comune di Foggia. Ha detto: ripartiremo dagli artisti, dai talenti locali. E ripartire dalle persone, quando poi le persone, cioè, hanno questo spessore. Voglio fare un particolare saluto a un mio amico che ci sta osservando, che è Enzo Dotta, un particolare geniaccio, no? Mi ricordava la dottoressa stanziale Alex De Muzio. L'ho conosciuto quando veniva alla provincia per cominciare queste sue ricerche. Siete persone dalla meravigliosa passione. E io credo che condividere le passioni, condividere tutta quanta questa passione può essere veramente il primo trampolino di lancio per tentare questo riscatto, questa risalita. Consentimi, Piero, una battuta. Manfredonia ha 3 soldi, noi abbiamo Romano Baratta, nel senso Esatto. che l'idea, noi a Foggia abbiamo una identità e una vocazione sulla quale lavorare. E mi riferisco in particolare a Federico II. Sembra che ci sia una ripresa di interesse attorno alla Foggia Friderichiana dopo anni di Sì, relativo vero. disinteresse. Noi non possiamo ricostruire la Reggia di Federico II per evidenti ragioni, perché ci rimane soltanto un arco, perché il territorio oramai è assolutamente rimaneggiato. Però ce lo siamo detti con Romano Baratta qualche mese fa. Però chissà che attraverso la luce, attraverso la creatività di Romano, non si riesca proprio non soltanto ad illuminare il passato. Certo. Ecco, pensate quanto sarebbe bello non illuminare soltanto il presente. Poi Romano, io lo ricordo in quell'operazione straordinaria che ha fatto a Via Lanza, veramente squarciando il muro, no? Lui ha una luce discreta, una luce bella che accarezza, che non t'avvolge, no? E chissà che noi non riusciamo veramente a illuminare il passato. Illuminare il passato credo che sia, può essere una premessa di futuro, insomma, Cioè, come ha detto come Luciano, fa anche Luciano, come fa proprio la anche. cineteca del territorio. Questo sarà un tema che affronteremo con la Puglia Film Commission più là, sicuramente. Prego, Romano, qualche spunto anche, e poi anche una valutazione. Insomma, ti è sembrata utile questa oretta oltre di riflessione? Lo chiedo anche ai nostri amici, poi in generale. Insomma, se, prego. Beh, sicuramente è stata utile conviene anche farne altro in futuro in modo tale da creare una sorta di tavola di discussione di idee, no? Per quello che può essere il futuro della territoriale. Secondo me per il futuro Anna Paola parlava di ripartire dalle persone, che naturalmente la base è sicuramente bisogna ripartire dalle persone, dalla potenzialità delle persone. Gli altri elementi da cui ripartire sono sicuramente la narrazione che è uscita fuori, naturalmente esce fuori dal lavoro filmico che fanno i registi, dalla narrazione che può essere il lavoro anche che fanno Alex De Muzio e Stanziale, quindi, ovvero quello di cacciare il territorio pugliese oltre nella nostra provincia, per riscoprire e far emergere quello che era la potenzialità territoriale.
È la narrazione che faccio anch'io con l'illuminazione per farci fuori l'identità di un luogo, la storia di una città, come accennava Geppe di questo, di questa chiacchierata che facciamo relativamente alla potenzialità di far tornare in vita il Palazzo Pedemiciano di Foggia, dove d'accordo non c'è nulla, ma con la luce è possibile far emergere degli elementi della volumetrie che non sono visibili, ma che in modo leggero, non invasivo, che vanno a depredare lo spazio attuale, raccontano quello che poteva essere nella città la sua presenza. Quindi una sorta di percorso, è uno degli elementi che io tengo molto e parlo con l'amministrazione di creare dei percorsi, e i percorsi in questo caso nella zona di Foggia, ma in realtà tutta la Puglia, anche la Basilicata, il comune dove uno degli elementi che accomuna questi territori, come diceva Geppe, è l'elemento pedericiano, ovvero i resti o non resti di quello che è rimasto di quel periodo, che se creata con una comunicazione ormai, come dicevo prima, quindi un piano serio, potrebbe attrarre, come già lo fa magari Castel del Monte, ma sono piccole realtà, come dire, hanno una forza, sia perché sono rimasti in piedi in modo quasi integro, Certo. ma anche perché hanno una loro particolarità, ma potrebbe crearsi un percorso nella regione Puglia e quindi a maggior ragione nella nostra provincia, dove di resti pedericiani ce ne sono veramente tantissimi, in quasi tutti i paesi, possiamo dire. Anche dove, come Foggia, c'è rimasto poco, quindi far sì che possa emergere in qualche modo. Quindi per me No, il futuro dovrebbe ripartire da questo, proprio dalla narrazione, dall'identità, dalla storia, dal certo. racconto e da elementi forti come possono essere quello della presenza federiciana, che comunque non solo ha modificato e ha creato degli assetti urbani e la storia di molti paesi e la creazione dei paesi stessi, ma è anche un elemento internazionale che è facile da utilizzare come piano di marketing, proprio perché si possono creare, come già ci sono su alcuni livelli, i rapporti con la Germania, i rapporti con altri territori che può Certo, essere zona certo. Chiesi o di altri luoghi federiciani che non sono solo meridionali come in Sicilia e Puglia. E Iesi perché è accennato, ma Federico II si è spinto fino in Toscana, Certo. in altre regioni del centro Italia e anche del nord Italia. Quindi si possono creare dei forti legami e dei Certo. percorsi interessanti. Ti ringrazio Romano, no, ti ringrazio. Sì, adesso un po' di amici, appunto, ci ha salutato l'architetto stanziale, doveva andare via, ma tra pochi minuti, appunto, do la parola poi a Luciano per Sì, ma chiudere. le posso solo aggiungere Sì, prego. che riguarda quel discorso del Palazzo Federico II, l'idea è che con la luce è possibile ricreare, e l'ho fatto già per alcuni castelli, per esempio proprio in Veneto, dove solo con la luce è possibile far emergere la presenza di torri di un castello. Adesso non è il caso di Foggia perché non era un castello, ma Però non c'era. ricreare la presenza di torri andate distrutte solo in modo evanescente con la luce. Certo. Naturalmente di giorno questo non può avvenire, però la magia con l'avvento della sera fa emergere un passato che torna alla luce, quindi viene luce Romano. futura. Di solito la notte invece non viene mai pensata come presenza, come forza per far emergere un passato. Sì, ma Romano, appunto, hai dato spunti, nel senso che il percorso federiciano poi in realtà nella provincia, noi ragioneremo anche nei prossimi incontri, per esempio su Castel Fiorentino, c'è tutto un discorso, ma c'è Lucera con la fortezza, cioè voglio dire, veramente Sì, Castel Fiorentino è un altro punto dove pensavo che con la luce si potrebbe ricostruire quello che Esatto. oggi non c'è quasi più, è una Sarebbe sorta una di sorta di fortezza. basilica di Siponto, diciamo tra virgolette, ricostruita in quel modo.
modernamente, no? Con la luce si può dare l'idea di quel castello, cioè voglio dire, quindi veramente. Esatto, perché è visibile da lontano, nel caso di Castel Sì, Casentino allora, sarebbe visibile da lontano. guarda, noi abbiamo avuto, devo ringraziare la nostra socia e amica che ci ha girato, ad esempio, proprio di pochi giorni fa, un bellissimo servizio fatto da Linea Verde, che è andata proprio a riprendere e si vede benissimo si vede dall'alto una dimensione da Castel Fiorentino straordinariamente bella. Immagino con delle luci notturne cosa può essere una ricostruzione del genere. Quindi, insomma, voglio dire, Federico II lo possiamo veramente ricostruire dalla vita alla morte, tra virgolette, passando per questo questi luoghi. Quindi, indubbiamente, quindi, sto cercando. Poi noi ci alimentiamo in questi nostri incontri. Se mi autorizzate, poi vi metterò nella nostra mailing list per i prossimi incontri. Intervenite pure in modo da ampliare questa rete. Ma l'idea appunto di queste parole chiavi che poi diventano un po' ci danno spunto e carburante, come diceva, combustibile creativo, dobbiamo realizzare ancora, no? E per esempio Antonio Fortarezza ha parlato di cineteca del territorio, cose concrete, museo urbano diffuso e percorso federiciano. Quindi, insomma, ne abbiamo di cose concrete poi in realtà, secondo me, se mettiamo insieme decisori pubblici, amministratori pubblici, operatori. Quindi, se non ci sono domande, do la parola in conclusione a Luciano Toriello, che ringrazio, perché anche lui, insomma, si colleghi a questo filo ideale, no? In qualche modo di parole, di elementi chiave che vorremmo, di combustibile creativo, no? Da darcene, perché ne son venute diverse di idee. E quindi andiamo avanti. Prego, Luciano. Dobbiamo Sì, acquisire questa cosa. Ecco perché noi diciamo invitiamo qui che e ci teniamo. Mi dispiace che sia dovuto andare via, ma i nostri incontri partono sempre dall'invitare prima un amministratore pubblico e poi intorno gli creiamo questo brainstorming straordinario di soci, di competenze che non possono ignorare in certi momenti. E vi posso assicurare, faremo incontri anche con livelli più alti. Io non ho problemi, chiameremo anche assessori regionali, insomma, coinvolgeremo persone anche di un certo livello istituzionale, perché di fronte a questo un'oretta veloce di brainstorming, così, secondo me, offre spunti anche a chi deve decidere della cosa pubblica, poi, insomma. Va bene? Io saluto tutti, ringrazio tutti, anche quelli che sono venuti da me. Mi scuso se ci siamo un po' dilungati. Mi scuso se questo ultimo appuntamento, no, qualcuno arriva adesso, ma buonasera, ma salve, ma stiamo chiudendo. Buonasera. Ringrazio veramente tutti, parlare, quindi ci mi scuso, mancherebbe. non so se... Va bene, saluto tutti e con l'occasione. Vi auguro veramente tante cose belle. Un abbraccio. Ciao Piero, buonasera a tutti, grazie, sempre interessanti i tuoi incontri, Grazie Corrado, di grazie a tutti nuovo. i lettori, molto bravi, Di molto nuovo, buona bravi, serata a tutti. sempre interessante. Buonasera a tutti, grazie.